Così l'uomo può sempre meglio imparare qui sulla Terra come sarà la sua vita quando avrà passato la soglia della morte. Escludere il sapere sui mondi spirituali durante la vita sulla Terra vuol dire rendersi cieco, nel senso animico, spirituale, per la propria vita dopo la morte. E si penetra nel mondo spirituale proprio come un invalido dopo la morte, se si abbia trascurata la volontà di sapere qualcosa nel mondo spirituale, poiché l'umanità si evolve verso la libertà. Naturalmente si passa attraverso le porte della morte, anche se qui sulla Terra non si è sviluppato alcun sapere intorno al mondo soprasensibile, ma si entra in un mondo nel quale non si vede nulla, nel quale si può procedere solo a tastoni. Sia pure stato qui sulla Terra un uomo chiaroveggente quanto si vuole, abbia pure egli guardato in modo chiaro il mondo spirituale, sia stato troppo pigro e non ha trasformato quanto gli è stato dato di vedere in concetti ordinari afferrabili con la logica, dopo la morte, egli sarà come accecato nel mondo spirituale. Il materialismo rende gli uomini ciechi quando essi passano le porte della morte. Per l'intera vita cosmica ha valore il fatto che l'uomo miri ad un sapere spirituale, oppure che trascuri di raggiungerlo. L'epoca in cui vi si deve arrivare ormai è giunta. Oggi, per il progresso dell'umanità, è necessario elevarsi al sapere soprasensibile. Dal momento in cui si risveglia la coscienza dell'uomo dopo la morte, questa è sempre presente per l'anima che ha passato le porte della morte. La morte le sta sempre dinanzi, ma le appare l'avvenimento più bello, più splendido, più grande, come l'avvenimento che l'ha risvegliata al mondo spirituale. Essa è una meravigliosa maestra di forza che all'anima aperta mostra che vi è un mondo spirituale. Un risorgere dello spirito parallelo al completo cancellarsi di quanto è fisico. In tale comprensione l'anima avanza e cresce poco a poco. Il nostro cadavere in realtà ha ben poco a che fare con noi. Esso interessa invece moltissimo al cosmo. Con il suo aiuto, la Terra intera pensa e si fa delle rappresentazioni che noi lo facciamo durante la vita terrena parzialmente con il nostro cervello. Chi ha compreso che cosa sia la morte non la teme più. La morte è la cosa più sublime, l'avvenimento più possente del nostro essere qui sulla terra e anche là nel mondo spirituale. L'antroposofia è il linguaggio che a poco impareranno a parlare i vivi e i morti. Se le anime che sono ancora sulla Terra e che hanno accolto in sé rappresentazioni sopra i mondi soprasensibili, se queste anime prima della morte hanno diffuso amore, possono farlo anche dopo la morte. Le anime diventerebbero sempre più solitarie, sempre più lontane le une dalle altre, invece se non potessero creare nessun ponte, se non riuscissero a creare quel legame che solo accogliendo concetti spirituali deve formarsi tra un'anima e l'altra. E allora anche le anime sentiranno qui sulla terra ciò che può divenire così fruttifero per i morti. Non si può fare giustamente ciò se non si sente quale benedizione possa essere per i morti il leggere per loro. Questo è per loro uno dei più grandi doni d'amore. Si possono così formare come dei centri spirituali, attraverso cui moltissimo può venire raggiunto per il procedere dell'evoluzione dell'anima dopo la morte. Siamo noi, che siamo ancora in vita, a dover creare le condizioni necessarie a che i morti possano vederci. Nella vita della nostra anima dobbiamo portare ben chiara la convinzione: l'essere che ha passato le soglie della morte vive. Sappiamo che i cosiddetti morti vivono. L'uomo può diventare un aiuto per i morti, ma anche coloro che sono morti prima di noi possono aiutarci.
Molti sanno benissimo che devono ringraziare i loro morti per le conoscenze spirituali acquisite. Sovente muoiono bambini nella prima infanzia, eppure talvolta essi sono anime molto progredite nel mondo spirituale che ci possono aiutare molto. Ciò che si sviluppa con il pensare intellettuale non arriva ai morti. I morti percepiscono la luce della verità spirituale. Oggi solo l'antroposofia può giungere dalla terra fino ai morti. Vi è una grande differenza per i morti se qui sulla terra dorme un gruppo di uomini che portano solo pensieri e sentimenti materialistici nel mondo spirituale, oppure se essi hanno durante la veglia compenetrato le loro anime con rappresentazioni spirituali. I nostri pensieri non esistono solo per i vivi, ma sono direttamente presenti anche per i morti. Perciò bisogna ripetere ancora ciò che già così sovente è stato consigliato ai nostri amici, cioè di leggere per i morti. Ci si faccia un'immagine della persona che è nel mondo spirituale. Allora il morto legge insieme a noi. Il morto è nel mondo spirituale, è vero, ma i pensieri sul mondo spirituale devono essere formati qui, sulla terra. La cosa più bella, la cosa più importante che possiamo donare ai nostri morti è di leggere per loro qualcosa che abbia un vero contenuto spirituale. Come la pioggia scende benedicente dalle nubi sulla terra, così il pensiero luminoso si solleva verso i morti, su, fino alle regioni dello spirito. I morti irradiano le loro forze giù, sui viventi. Noi dovremmo pensare, parlare, agire con la coscienza di poter reggere allo sguardo dei morti. Così provochiamo un vero aiuto reale, se pensiamo sovente che i morti ci guardino. Sì, nella punta delle dita si può avere un tale chiaro sentire di questo operare dei morti verso di noi dal mondo spirituale. I migliori lettori per i morti sono gli esseri umani che hanno vissuto vicino a loro e quelli che erano collegati a loro, oppure uniti da vincoli di amicizia, quelli che in un modo o nell'altro, prima della loro morte, avevano con loro un rapporto reale. Certo, è comprensibile che noi piangiamo i nostri morti, ma se non possiamo superare questo stato d'animo, significa che non abbiamo fiducia nella sapienza che regna nel mondo. Il desiderio che il nostro caro non sia morto, che si trovi ancora qui tra di noi e non nel mondo spirituale, è un sentimento che danneggia il morto, sopra ogni cosa. Facilitiamo la vita dei nostri cari che hanno passato le soglie della morte, se riusciamo ad adattarci realmente al nostro destino e a pensare al morto sapendo che la sapienza che regna nel mondo ha voluto prenderlo con sé nel momento giusto, perché essa ha bisogno di lui in un campo dell'esistenza diverso da quello che era qui nella sua vita terrena. E gli uomini impareranno anche a parlare dei morti come di esseri viventi. Viventi si intende spiritualmente. Si può pensare ad un morto come era durante la sua giornata di lavoro terreno. Si può rendere vivo nella propria anima tutto l'amore che si è avuto per lui. E verrà certamente un momento in cui nell'anima si farà strada il seguente sentimento. Sì, il morto opera come se agisse attraverso le mie mani, attraverso la punta delle mie dita, come se egli accendesse il mio fuoco nell'anima. Io sento la sua forza in me. Noi impariamo a poco a sapere che i morti non sono morti, sono passati solamente ad un altro campo di azione. Essi operano insieme a noi in quello che noi compiamo. Come può venir migliorata, pertanto, la nostra vita sociale? Può esserlo se noi impariamo a chiedere il consiglio dei morti. Essi devono venire uditi dagli uomini e gli organi esecutori debbono essere gli uomini che vivono qui sul piano fisico. Di un parlamento in cui ci si sforzi di lasciar parlare i morti non avremo ancora per molto tempo notizia, ma in dati campi non ci sarà salvezza se non si vorrà lasciar discutere con noi
anche i morti, se da questo lato la vita sociale non verrà spiritualizzata. A presto con la terza e ultima parte.